faccio arrivare in orario il treno? Tutti i giorni lavori con orari diversi, dormi quando non hai sonno, mangi quando non hai fame. Non voglio neanche lontanamente pensarci a 67 anni, come sarò. Non vorrei arrivarci da morto. Per Massimo e Claudio, ferrovieri da 30 anni, il treno per la pensione potrebbe passare tra poco. Converrà salirci? Dipende da quanto costerà l'APE, l'anticipo pensionistico. Se oggi c'è un lavoratore che ha 2.000 euro lordi mese di retribuzione, durante il periodo di anticipo l'APE sarà di 1.391. Poi arriverà il momento in cui raggiungerà il diritto alla pensione e ci saranno le trattenute, la restituzione del capitale, l'assicurazione, gli interessi, quindi alla fine per 20 anni lui andrà a prendere una pensione netta di 901 euro. Quindi il 25% in meno di quello che avrebbe preso senza APE. Esattamente. Insomma, funziona un po' come un mutuo e se l'APE sarà considerato un mutuo? Allora, chi corrisponderà all'importo mensile sarà la banca e magari obbligherà anche il lavoratore ad accendere un conto corrente all'interno dell'istituto. È un'ingiustizia nell'ingiustizia. Io ho pagato un mutuo tutta la vita. Un altro mutuo no. È un mutuo a vita allora. Allora me lo dicessero.